e della lotta degli interessi per leggere il processo storico, per leggere lo sviluppo della storia. Quindi ancora, e Marx lo dice, non è Marx che scopre il ruolo che ha l'elemento economico nello sviluppo della storia. Lui stesso dice la lotta di classe, io l'ho letta negli storici greci, no? Io faccio solo una cosa, completo il discorso, cioè se la diciamo la cavalleria, quindi la borghesia legata ai commerci, progressivamente fa fuori l'aristocrazia, cioè la classe legata al latifondo. Se poi l'economia mercantile di primo livello viene soppiantata dall'economia capitalistica basata sulla centralità del denaro, beh, la storia non finisce qui. Come diceva Fukuyama, se fosse vero che il socialismo è finita la storia. Marx dice ovviamente non finisce qui la storia, perché c'è il socialismo, cioè la possibilità della lotta di classe del proletariato contro la borghesia e quindi la formazione di una nuova epoca storica. E quindi non va scritto a merito a Marx la sottolineatura del ruolo del momento economico, ma va sottolineato invece in Marx come più compiutamente questo elemento si innesta in un complesso di elementi, la formazione sociale, e il fatto che la lotta di classe è movimento, la dialettica è movimento. E dice Marx, perché la borghesia è spaventata dalla dialettica? Perché la dialettica è movimento, perché, come dice Hegel, il destino del finito, cioè di ciò che è empiricamente esistente, è la sua morte. Questa società può morire. Ed è estremamente interessante, no? La nostra epoca in cui di fronte alla schifezza totale del capitalismo, ciò che lo regge sicuramente è anche la credenza che non c'è via d'uscita. E noi invece diciamo no, la dialettica continua. Non puoi fermare la dialettica alla vittoria della borghesia, non devi andare avanti. Questo tema del concetto di fatto storico viene sia ovviamente, come dicevo, trattato da Locke, viene ripreso da Kant e viene ripreso da Hegel nei fondamenti della filosofia del diritto. Ora, inquieto per la scarsa luce che mi arriva e per la piccolezza dei caratteri qua, meglio? Va sicuramente meglio, perché non si dica che vada bene, però insomma questo piccolo blocco di caratteri, di paragrafi, si intitola Die Welt Geschichte, cioè la storia del mondo, o se volete la storia universale. Questo è Hegel. È il paragrafo 341, quindi si può controllare in edizione italiana anche, no?
Io vi leggo prima il testo tedesco, sono frasi brevi, perché mi interessa che noi ci mettiamo d'accordo bene sul significato di alcuni termini. Scusa, stai il libro? Come? Come è il titolo? I lineamenti di filosofia del diritto. Mi interessa che ci mettiamo d'accordo su alcuni temi, perché appunto sempre la traduzione di un testo è un'occasione di falsificazione possibile del testo, e poi il tedesco è una lingua molto bella, molto ricca, ma anche molto ambigua, paradossalmente. Das Element, des Daseins, des Allgemeinen Geistes, welches in der Kunst, Anschauung und Bild, in der Religion, Gefühl und Vorstellung, in der Philosophie, der reine freie Gedanke ist. Quindi l'elemento dell'esistenza, traduco così Dasein è un termine che molte volte viene tradotto con l'esserci. Quello che conta è che il mondo del Dasein è il mondo appunto di ciò che c'è. L'idea non è Dasein. È la fatticità. Fatticität. L'idea ha bisogno di entrare nel Dasein. E questo è il senso che Hegel dà al concetto di incarnazione. E per questo dice Dio deve incarnarsi mille volte. L'idea appunto è effettivamente tale se entra nel Dasein, cioè nell'esistente. Esserci, perché da vuol dire qua, Dasein essere, quindi essere qua, esserci. L'elemento del Dasein della letteralmente dello spirito universale, perché il termine Geist di Hegel viene generalmente tradotto con spirito. Ora qui bisogna fare però una distinzione importante, cioè se noi pensiamo appunto a Cartesio, per esempio, quando Cartesio dice la pensée, o quando un autore inglese, che non so, Ayer, Russell, lo stesso Wittgenstein quando scrive in inglese, usa il termine mind, intende la dimensione logico-psicologica, cioè non ha nulla di trascendentale, non rimanda a un sovramondo, ma riguarda quegli aspetti che non possono essere detti immediatamente materiali, riguardano le idee e i sentimenti. Quindi l'elemento dell'esistenza, dello spirito nel senso della mente, della cultura, della cultura universale, nell'arte si presenta come Anschauung und Bild, come intuizione, e Bild vuol dire, sarebbe quadro, quindi immagine. Bild viene dal verbo bilden, che significa costruire. Quindi è qualcosa che risulta da un'opera di costruzione, e il processo storico è il processo di creazione, dice Hegel, della Bildung, cioè della cultura. Quindi l'arte è intuizione e rappresentazione, immagine.
Nella religione l'elemento elementare della cultura universale è dato dal sentimento e dalla rappresentazione. Rappresentazione è in tedesco è Vorstellung. Vor vuol dire di fronte. Stellen è porre. Quindi ciò che ho di fronte, no? Io vedo di fronte a me qualcosa. Quel qualcosa che io vedo di fronte a me, quello è Vorstellung. D'accordo? A volte Vorstellung, la volte significa per esempio Althusser, viene addirittura tradotto come concetto. Del concetto ha questo aspetto, che è una costruzione mentale. Però in Hegel la Vorstellung appartiene ancora al campo della sensibilità e non ancora della logica in quanto tale, della logica che si sa. Forse è una cosa che ha in comune anche col concetto, è che la rappresentazione come il concetto fissa. Sì, certamente. Nella filosofia invece questo elemento si presenta come il pensiero puro e libero. Ora, quando Hegel dice pensiero puro e libero, intende dire devo cercare un esempio, come dire, terra a terra, perché in realtà serve molto questa problematica proprio per la valutazione del discorso quotidiano. E cioè, gli studiosi del pensiero quotidiano, e qui possiamo pensare addirittura a delle pagine di Gramsci, mostrano come questo pensiero si sviluppi anche logicamente partendo da presupposti non logicamente fondati ma accolti semplicemente, e non conserva fino in fondo la coerenza logica dello sviluppo. Perché ogni tanto questi presupposti non riflettuti, non criticati in questo senso, si intersecano con lo sviluppo logico che parte da essi. Per quello succede che il senso comune, come Gramsci sottolinea molte volte, è il deposito di antiche culture di cui non si sa più, non si ha più coscienza, ma che si sono depositate nell'animo popolare, no? E compito ovviamente della filosofia è quello di mettere in luce questi presupposti che guidano e in questo modo rovesciare il contenuto del senso comune. Ancora, attenzione, una delle caratteristiche del marxismo della Terza Internazionale, dopo la morte di Lenin, nello stalinismo in sostanza, qual è? È quella di fare appello al buon senso. E quando i comunisti italiani parlavano del fatto che una autentica motivazione religiosa poteva portare al socialismo, dicevano qualche cosa che qualunque contadino italiano comprendeva. Cristo è il primo socialista, è una delle frasi anarchiche più note. Ovviamente se tu sottoponi la religione all'analisi critica, allora tu vedi che non c'è nulla a che fare tra religione e comunismo. Però devi fare quel balzo per cui il senso comune viene sottoposto alla critica della religione.